Perché sei finito? Perché? E io adesso devo aspettare un altro anno per leggere il terzo capitolo. Ciao a tutti, sono Giorgia e questo è il mio canale e oggi vi voglio parlare di un libro uscito per la casa 360 e sto parlando della Corona d'inverno di Elizabeth Cadwich, secondo capitolo del romanzo di Eleonora d'Aquitania e viene in copertina flessibile 16,90 €. Il primo capitolo è La regina ribelle e per chi mi segue già da un po' sa che l'ho recensito, per chi ancora non lo sapesse te lo lascio qui nell'area dell'info box. Allora, fare spoiler qui è praticamente impossibile, cioè è un romanzo storico basato su fatti realmente accaduti. Brutalmente il vostro spoiler si chiama Wikipedia o libro di storia. Andiamo dunque a parlarne. Abbiamo lasciato Eleonora d'Aquitania, ha affrontato il divorzio con Luigi di Francia. Ha incontrato il futuro Enrico II d'Inghilterra, si sono sposati, è incinta del primogenito e è partita per l'Inghilterra. L'abbiamo lasciata così alla fine del primo romanzo. Nel secondo romanzo abbiamo una svolta, vengono incoronati e inizia questo rapporto tormentato tra Eleonora e Enrico. Eleonora aveva detto chiaramente ad Enrico: non voglio diventare una donna che è sempre messa incinta, una vacca da riproduzione, come si definisce lei. Sono una donna matura, sono più grande di te, sono già stata regina, posso tranquillamente affrontare le questioni di Stato. Ma come sappiamo già dal primo libro, il padre di Enrico sul letto di morte afferma che Eleonora è una donna scomoda e invita il figlio a metterla incinta continuamente in modo che non possa impicciarsi degli affari di Stato. Come ben sapete, Eleonora d'Aquitania è stata una delle regine più prolifiche d'Inghilterra, ha fatto un sacco di figli, tra i 7, 8, 9 figli più o meno, e tutti in breve sequenza. Infatti, ha passato quasi tutto il periodo della sua vita come reggente d'Inghilterra o in gravidanza o riprendendosi da una gravidanza. Cosa succede? Cosa vediamo in questo romanzo? In questo romanzo vediamo il primo periodo del regno di Enrico, che è sicuramente famoso per una cosa in particolare, il caso Becket. Sappiamo che Tommaso Becket era un uomo di umili origini, è stato elevato a cancelliere. Era molto bravo nel ruolo di cancelliere, non gli si può dire niente, e poi fu elevato al ruolo di arcivescovo di Canterbury. E qui iniziano i problemi. Qui inizia un momento di forte attrito tra Tommaso Becket e Enrico II. Cosa succede? Enrico II cioè, vuole sposare una delle dame di compagnia di Eleonora, tale Elisabetta di Warren, a suo fratello Guglielmo Fitzroy. Se vi state domandando, sì, è un problema in un romanzo storico coi nomi, perché tutti o si chiamano Enrico o si chiamano Guglielmo. È un po' o Goffredo, è vero, c'è anche il terzo. Cosa succede? Per delle questioni di consanguinità, volendo anche per pressione della regina, che diciamocelo chiaramente, il fratello minore del re gli stava un po' qui. Il matrimonio non si fa per questioni di consanguinità. Questo causerà l'inizio delle tensioni tra Thomas Becket e Enrico II, che ovviamente anche la questione delle questioni di potere temporale, potere spirituale, in quanto Thomas Becket riteneva che solo la Chiesa potesse giudicare le questioni giuridiche di preti e ecclesiastici, mentre Enrico II affermava che essendo loro sudditi dovevano essere giudicate da lui. Ovviamente queste questioni di tensione andranno avanti finché arriveremo all'esploppio totale, in quanto Tommaso Becket, come sapete, verrà ucciso nella cattedrale di Canterbury. Ora, come posso dire? La vita di Leonardo è stata una vita dura. Allora, ragioniamo. Arrivava dal matrimonio con Luigi, che diciamocelo chiaramente non è stato effettivamente un matrimonio felice. Ha avuto questa lunga serie di gravidanze con Enrico, ha dovuto subire i tradimenti di Enrico, perché comunque Enrico, mentre lei era in stato interessante, aveva altre donne. Ha accolto nella sua casa e nella casa, mandandolo poi a studiare dalla nonna, il figlio illegittimo di Enrico ha avuto con una donna di corte, una prostituta in realtà, non si sa bene di chi sia. Ha
accettato l'infatuazione che l'ha reso ridicolo a tutta la corte con la bella Rosamunda, che non si porterà a niente di fatto. Cosa succede? Si sente colpevolizzata, si autocolpevolizza per la morte del primogenito Guglielmo, a cui succederà poi Enrico il Giovane. Tutta una serie di cose, ma il romanzo ci svela anche un aspetto molto più interessante dal mio punto di vista, il rapporto di Enrico con la moglie e con i figli. Enrico sarà un uomo che non cederà mai il potere a nessuno. Enrico il Giovane, il secondo genito di Eleonora d'Aquitania e Enrico II, dovrà combattere strenuamente per riuscire a ritagliarsi un posto di autorità col padre. Cosa totalmente possibile. Oltretutto, i rapporti tra i figli maschi saranno sempre molto turbolenti. Ricordiamo che Eleonora d'Aquitania ha partorito Riccardo Cuor di Leone, che comunque non aveva un fantastico rapporto con i fratelli, neanche con Gorfedro né con Enrico il Giovane. E oltretutto, come ultimo figlio, partorirà Giovanni, che è ricordato alla storia come Giovanni senza terra. Ricordate Robin Hood? Ecco. Tutto il romanzo alla fine si conclude, ricordate che è il secondo capitolo di una saga, con la cattura di Eleonora d'Aquitania da parte di Enrico in quanto accusata di cospirazione insieme ai figli per usurparlo dal trono. Ricordiamo che i figli sono in Francia in questo momento, in quanto Enrico il Giovane è stato sposato con la figlia di seconde nozze di Luigi, l'ex marito di Eleonora. Cioè, vedete il disastro che si sta susseguendo. E il libro finisce in questo punto. Sono molto curiosa di vedere cosa succederà nel terzo. Ora, mi è piaciuto, sì. Secondo me Elizabeth Cadwich crea dei bellissimi romanzi storici. Ho adorato La Corona d'Inverno, come ho adorato La Regina Ribelle. Perché? Perché dà un'immagine di Eleonora d'Aquitania molto reale. Anche il fatto che gli sia stato accusato di aver avvelenato la bella Rosamunda, in realtà non è vero, secondo me erano molto distaccate. E vediamo che alla fine il rapporto matrimoniale di Enrico con Enrico si fa molto freddo. Quindi in realtà che Rosamunda stesse con Enrico II gli andava anche bene. Anche perché dopo le continue gravidanze, l'ultima gravidanza, quella di Giovanni, sarà quella che la segnerà definitivamente, in quanto comunque la Baglia gli ha detto che non poteva avere altri figli. Ve lo consiglio, sì. Mi è piaciuta molto l'immagine che hanno dato di Eleonora nei confronti anche della sorella Petronilla, che come sappiamo muore in convento. Mi è piaciuto il rapporto che ha con i figli, tantissimo, anche col figlio illegittimo di Enrico, e soprattutto la sfaccettatura con del rapporto che ha con Enrico, in quanto si rende conto che ormai il matrimonio è finito, non hanno più niente da dirsi. Sono curiosa di leggere il terzo capitolo della saga e credo anche conclusivo di questa trilogia. Credo sia una trilogia. Detto questo, il video finisce qui, spero ti sia piaciuto e spero ti abbia intrattenuto. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, se il canale ti piace ti invito a iscriverti al canale. Qui sotto nell'info box puoi anche trovare, oltre alla recensione della Regina Ribelle, il mio contatto Instagram, dove potete vedere la mia quotidianità e i miei commenti a caldo. Conoscete Eleonora d'Aquitania? Avete letto La Regina Ribelle? Avete letto La Corona d'Inverno? Cosa ne pensate di questo personaggio storico? Scrivetemelo sui commenti. Detto questo, il video finisce qui e ciao a tutti!